L'emergenza abitativa in provincia di Cuneo non ha le criticità che hanno le grandi metropoli. La nostra fondazione ha avuto modo di investire soprattutto per evitare le conflittualità tra proprietario ed inquilino. In questo abbiamo avuto un progetto che ha messo a disposizione dei fondi gestiti dai comuni con delle apposite commissioni che hanno provveduto a dirimere queste conflittualità latenti e a portare un beneficio a tutti coloro che abitano in situazioni di difficoltà ricevendo dei contributi per procrastinare la loro attività, la loro abitazione. La Fondazione ha dato sostegno a questo progetto di Urban Promo e di presentazione dei dati proprio perché è necessario che venga condivisa e venga esplicitata e resa disponibile la situazione nelle varie realtà della provincia e della regione Piemonte. Abbiamo assistito alle presentazioni dei dati da parte di Compagnie di San Paolo, di Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, che hanno evidenziato problematiche sostanzialmente differenti a quelle della nostra provincia, che come dicevo prima ha soprattutto nella conflittualità proprietario inquilino per mancanza o pagamento dei canoni, un tema che andava risolto e noi abbiamo contribuito a far sì che si potesse risolvere con delle risorse necessarie affinché questo avvenga.